santità e vita sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Come in ogni atto di preghiera, comunitario, personale, si inizia dalla parola di Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole e opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. È parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Preghiamo dicendo: ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Cristo Redentore nostro, Verbo del Padre e Sapienza eterna, luce vera che illumina ogni uomo, mostraci la via della verità. Ascoltaci, o Signore. Tu che hai promesso lo Spirito Santo per rivelare ai discepoli la verità tutta intera, fa che per sua ispirazione e con il suo aiuto siamo attrezzati e disposti ad ogni opera buona, ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu che nella sinagoga di Nazareth hai aperto e interpretato il volume delle scritture, fa che indaghiamo sempre la verità per attuarla nell'amore. Ascoltaci, o Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Grande tu sei, Signore Dio nostro, in molti modi ti sei rivelato agli uomini, e nella scrittura divinamente ispirata ci hai trasmesso il dono inestimabile della tua parola. Ascolta la nostra preghiera e benedici quanti frequenteranno questa biblioteca per coltivare le scienze e le arti. Fa che da onesti indagatori del vero, illuminati dalla sapienza del tuo verbo, orientino i loro sforzi nella costruzione di un mondo più umano, per Cristo nostro Signore. Amen. O Padre, ravviva in noi nel segno di quest'acqua benedetta l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene, pietra angolare che ci unisce nell'amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ci mettiamo di là però. Esatto, dietro così ci sono una foto. Mettiamo di là. Abbiamo sono un po' più avanti, se no che vanno di lì. Abbiamo il tiro, la legge qua. Ciao. Ok, no, ciao, così. Andiamo. Ma detto no.
l'evento di questa biblioteca, per me è stata anche l'opportunità di preparare, e adesso verrà esposta nell'atrio, quindi vi chiedo scusa perché il tempo materiale non ci ha dato la possibilità di affiggerla, quindi è transitoriamente, momentaneamente appoggiata in maniera diciamo semplice, è la targa che porta l'elenco dei presidi di questa facoltà, quindi in previsione la storia, per cui io chiedo al professor Pellacani, in qualità di primo preside e fondatore di questa facoltà, io sono come ultimo attuale, di scoprire questa targa che abbiamo preparato. Ce ne aspettiamo parecchio, eh? Lunga vita. Sono indicati i tre presidi che mi hanno nomina il 26 febbraio del 90. Adesso vado a controllare. Perché io avevo un dato diverso. Se adesso sono alimentato qui. Sì. Dare a Cesare quel che dice che dopo Pellacani che ha chiaretto chiaretto questa cosa praticamente dalla sua istituzione fino a tutto l'anno accademico 97-98 si è succeduto per 6 anni il professor Barozzi dal 98-99 al 2003-2004, poi il professor Tiberio, Paolo Tiberio, che oggi è fuori per un convegno, ha fatto l'ultimo triennio e dopo... Però vedi che durano sempre meno. Dopo durano sempre meno. Ci sono tanti posti, perché più si va avanti... Adesso siete invitati, se mi sentite, a visitare i locali rapidamente e poi abbiamo il buffet. Grazie a tutti per essere venuti.